Sì, beh, io ho sempre detto che insomma, mi reputo molto fortunato insomma, per la carriera che ho avuto. Penso che l'affetto che riceviamo io e mio fratello, al di là della nostra carriera, lo riceviamo soprattutto perché i nostri genitori ci hanno insegnato l'educazione, a rispettare gli altri. Ed è veramente impressionante quando vado in giro, io dico sempre che quando ho un momento triste, se si può dire così, nel nostro lavoro, basta andare in giro e quando vedo la gente, l'affetto che percepisco, so che da me si aspettano tanto, ma che ho un seguito bellissimo, per cui in primis dobbiamo essere degli esempi, cercare di, insomma, vedo tanti ragazzi qui, i miei genitori ci hanno permesso di giocare a calcio, ma ci hanno fatto fare quello che ci piaceva, ma ci hanno obbligato a fare solo una cosa, che era quella di studiare, che penso sia fondamentale per i giovani, perché insomma, se io sono diplomato lo devo alla mia famiglia. E prima ho avuto chiaramente la figura di mio papà e mia mamma, che sono state fondamentali insomma, per quello che ho fatto, secondo me. Poi dopo è chiaro che adesso ho anche la mia famiglia. Insomma, mia compagna che diventerà mia moglie a giugno e ho due bambini e per cui quando poi insomma hai anche dei bambini da poter crescere è una grande responsabilità, ma io penso cercherò di insegnargli andare a fare sport, perché lo sport non deve essere visto insomma, secondo me per arrivare a essere sempre dei campioni, ma soprattutto perché fa bene, perché ti fa stare con gli altri. Ma mio papà mi portava per funghi. Facevo qualsiasi cosa, andare a pescare, per cui divertitevi, uscite, state poco ai computer e su Instagram, andate a divertirvi e a correre, che è la cosa più importante.